Sicuramente internet è molto grande, pieno di insidie e livelli in cui a volte vi siete persi. Perdendovi poi avete anche scoperto foto che sembravano vere, ma in realtà sono del tutto fake e magari ancora oggi ci credete. Questo perché Photoshop è diventato uno strumento così potente da poter fare qualsiasi cosa. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica, dove andremo a vedere un po' di cose davvero molto molto false. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di fare un giretto sul mio canale Telegram ufficiale di sconti, per risparmiare qualcosa ogni giorno sui prodotti di Amazon, stando semplicemente a casa. E se siete seduti o sdraiati, una mezza via, quindi sedu raiati, partiamo. Numero 15. Internet ama i gatti e gli animali in generale. Nella vita reale i nostri amici a quattro zampe tendono a evitare contatti e essere timidi, ma almeno in rete possiamo osservarli senza beccarci dei graffi. Forse per quello su YouTube i video di gattini sono i più visti, e quindi anche molte falsità nascono. Non parlo solo di dicerie, ma anche di foto modificate. Come questa, per esempio, diventata famosa qualche anno fa grazie al fattore micio adorabile. È in realtà fake, anzi, i baffi li ha grazie alla colorazione messa al posto giusto, ma non ha sopracciglia. Quindi niente gatto dubbioso. Numero 14. Nel 2019 era nata una strana challenge che mostrava i cambiamenti di persone, cose, animali e ambientazioni in 10 anni, cioè la 10 Years Challenge. Molti si sono sbizzarriti e altri hanno tirato fuori cose fake. Mi chiedo perché, come in questo caso, che in realtà non sono due foto separate, bensì una sola divisa da una barra. Chiunque l'abbia pubblicata sembra l'abbia fatto per unirsi alla scia di foto postate dalla NASA. Numero 13. Dicono i ragazzi e le ragazze di oggi siano ormai troppo attaccati al proprio smartphone e che si distraggano troppo con i giochini elettronici o il PC invece di studiare. Beh, io voglio andare controcorrente e dire che quelle persone si sbagliano. L'elettronica ha aperto un mondo nuovo e un nuovo modo di vedere le cose. Come tempo fa tutti erano attaccati a telegiornali e giornali cartacei, le cose sono rimaste simili ma con altri strumenti. Vedete per esempio questa foto? È stata criticata su Twitter perché mostrava dei bambini osservare il loro smartphone invece di concentrarsi sui quadri e l'arte intorno a loro. È completamente fake. Rappresenta in realtà una classe in gita scolastica che sta leggendo il significato dei vari quadri su un dispositivo dato dal museo stesso. E in questo modo hanno risparmiato sulla carta e su una guida. Numero 12. Justin Bieber non riesce a mangiare un burrito, oppure Justin Bieber non sa come funziona un burrito. Questi sono solo alcuni dei commenti usciti tempo fa sotto questa foto del famoso cantante canadese che si strozzava con un burrito. Peccato che fosse completamente fake. Il canale Yes Theory su YouTube ha organizzato uno scherzetto ben architettato per ricordarci di non fidarci sempre di ciò che vediamo su internet. Avevano reclutato il sosia di Justin Bieber, cioè Brad Sosa, per fargli fare alcune cose strane in pubblico. Tra tutte, questa foto è riuscita a diventare virale attirando l'attenzione di milioni di internauti. Nessuno si è chiesto se era fake o meno, tutti erano sicuri fosse lui che aveva problemi con il cibo. Questo perché una celebrità che fa cose strane attira più di qualsiasi altra cosa e sembra non ci sia bisogno di verificare dalle fonti per essere sicuri. Numero 11. Verso il 2014, o forse 2015, non ricordo benissimo, la Francia aveva emesso il divieto di burka nelle spiagge e in zone pubbliche. Questo ovviamente aveva creato tante polemiche, e tanti su internet avevano protestato. Ma alcuni hanno pubblicato pure delle foto fake, come questa, dove venivano mostrati due motociclisti in spiaggia completamente coperti, in attesa della multa. Ma questa risale al 2012, era solo uno scherzo di alcuni amici per diventare famosi online. Ci sono riusciti anni dopo, ma in un contesto completamente sbagliato. Numero 10. Wow, una foto davvero perfetta, o no? Infatti ha vinto perfino una competizione di Nikon per selezionare la foto più bella online. Sembra sia stata postata da un certo Yu Wei su Instagram, ed è un aereo che passa al momento giusto in un posto in Cina di cui non ho ben capito il nome. Comunque è fake, completamente fake. Addirittura è riuscita a vincere una competizione mondiale online, questo per farvi capire quanto sia difficile di questi tempi distinguere il vero dal falso. Il ragazzo che l'ha scattata ha scritto una lunga lettera di scuse, ma credo ormai fosse tardi per fare ciò. Numero 9. Questa forse è una delle foto fake più utilizzate in questi tempi. Molte sue varianti sono state usate per YouTube, precisamente come copertina in alcuni video sugli animali e sulle scoperte scioccanti, ma è tutto un grosso fake. Uno studente universitario nel 2010 voleva creare un progetto fotografico chiamato Esercito Vietnamita Cattura Serpente Gigante.
Il serpente in questione forse è vero, ma tutto il resto non lo è. Se notate bene, i soldati e i veicoli sono giocattoli. Basta zoomare un attimino per vedere gli oggetti inanimati. Davvero un servizio fatto bene, se internet ci ha creduto per così tanto tempo. Dal 2010 ad oggi sono tanti anni. Prima di andare avanti, fermiamoci per un piccolo quiz. A quale film e personaggio si riferisce questa frase? PS, è uno dei miei film preferiti della categoria e della casa produttrice. Rispondete a un commento che lascerò in primo piano con scritto quiz e andiamo avanti. Numero 8. Sembra Papa Francesco sia un essere umano, dopo tutto. Questo ciò che una ragazza nel 2015 aveva scritto in un post su Facebook allegando questa foto. Tutti allora si sono sbizzarriti con commenti e altri Photoshop estremi, ma la verità è che non è vera. Papa Francesco non ha mai avuto interesse nelle incredibili qualità della signorina in foto. Sono due scatti separati presi in due posti diversi. Numero 7. La bellezza ha visto molti tipi di aspetti durante gli anni, ognuno è bello a modo suo, ma l'industria della moda ha deciso di creare i suoi standard, come nel 1955, anno in cui sembra sia stata scattata questa foto. Peccato che non sia per niente così. Secondo la notizia online, il Time, famosissima rivista ormai riconosciuta da tutti, aveva pubblicato tutto ciò in una prima pagina, definendola la donna tipo dei tempi. Ma è uno scatto in realtà del 2015 e il Time non c'entra niente, semplicemente qualcuno ci ha aggiunto il bianco e il nero. Numero 6. È vero che in Giappone hanno le cose più strane, ok? Tra cibo fuori dal comune e tecnologie che qua manco sapevamo esistessero, ce n'è di ogni genere. Proprio per questo è facile nascano delle fake news e delle foto fake difficilmente discutibili, visto che ormai ogni occidentale è abituato alle stramberie asiatiche, come questo simpatico cagnolino che sembra uscito da Minecraft. Peccato non esista, è solo un pupazzo di prova in un concorso dove alcuni ragazzi avevano partecipato. Non so bene in cosa consistesse, ma so che nessun giapponese ha fatto squadrare il pelo del proprio cucciolo. Al contrario, in Taiwan è nata la moda di far squadrare solo la testa del cane, con una toilettatura particolare, quindi il Giappone in questo caso non c'entra niente. Numero 5. A tanti piace vedere alcuni posti cambiati completamente, e se non cambiano in modo spontaneo utilizzano Photoshop. Non chiedetemi perché, ma sembra davvero che sia una moda ormai modificare una location e spacciare la cosa per vera. Come Venezia, completamente ghiacciata! Questa foto è falsa, come tutta la storia dietro che parlava dell'Italia con una temperatura così gelida da portare all'estinzione. In realtà sono due foto separate. Il ghiaccio proviene dal lago Baikal, che in inverno fa questa fine. Chi abita a Venezia sa benissimo che non è successa una cosa del genere. Numero 4. National Geographic, proprio come BBC, è famosa per le spedizioni in giro per il mondo dove manda i suoi fotografi migliori a riprendere ogni genere di cosa per il bene delle persone come noi, che la sera possono mettersi sul divano a guardare documentari e dormire. A volte però si divertono anche loro a photoshoppare qualcosina. Se no, non sarebbe divertente abbastanza questo lavoro. Come in questo caso che mostra alcuni operatori scappare da un orso dopo avergli scattato delle foto e fatto dei video. L'avevano fatta per fare uno scherzo a parenti e amici, ma in realtà è fake. Prima di tutto le loro fotocamere e lenti possono riprendere da chilometri di distanza tenendo una buona definizione, senza quindi doversi avvicinare così tanto. Poi beh, basta vedere come sorridono mentre la morte sta per raggiungerli. L'orso è stato preso da una foto che viene venduta online, in siti come Storyblocks, che per esempio io utilizzo moltissimo, e quindi facilmente riconoscibile. Numero 3. Parlando ancora di ambientazioni, avrete notato sicuramente nelle copertine di alcuni video di YouTube delle cose fuori dal comune, come isole dalle forme insolite che sembrano uscite da un altro mondo, o no? In realtà sono uscite da Photoshop, come la famosa isola Tartaruga. L'originale è questa ed è in realtà la Pilot Mountain nella Carolina del Nord. Niente di mistico o animali giganti come isole. Numero 2. In India lasciano camminare libere le mucche per le strade, visto che molti le considerano sacre. Alcune foto sono girate online per dimostrare ciò, ma non è un'usanza che si rispetta in ogni parte del paese. Per esempio qui possiamo vedere una di esse seduta a farsi cavoli suoi su una bella BMW. Il problema è che non è mai successa sta cosa. Questo perché le mucche non si avvicinano troppo a certe cose e non hanno la voglia di alzarsi e appollaiarsi su una BMW. Forse un Audi sì, chi lo sa. Numero 1. In questi ultimi 2-3 anni i festeggiamenti di fine anno stanno diventando molto monotoni. A Milano, per esempio, a fine 2019 non avevo visto un solo fuoco d'artificio. E voi?
Tanto tempo fa invece venivano lanciati, visto che non c'erano ancora leggi che ne vietassero l'utilizzo a causa di vari motivi in zone affollate, e a Parigi sembra si divertissero più di tutti. Questa incredibile foto aveva fatto il giro del web mostrando colori fuori dal comune. Così tanto fuori dal comune che erano in realtà falsi. L'originale è questa, e anche se non è spettacolare come la prima, rimane comunque bella da vedere. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarmi e iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.